Siete pronti a vivere la storia più bella di tutta la vostra vita? Cominciamo! Porca troia, non vedo più niente. Ok, è una roba. Ragazzi, ma vaffanculo! Bella a tutti, ragazzi, e benvenuti a questo nuovo video. Sono FabiJ e oggi siamo su Grethel. Come si dice in inglese? Grethel e Hansel, vabbè. Stavo tentando pronunce inesistenti. Comunque, ragazzi, siamo su Grethel. Avrei voluto farlo con la candela, però non vedo una sega con sta roba, quindi. Sì, sarebbe un gioco tipo Trollface Quest, ma non è tipo Trollface. Più bello. Solo che non ho capito un attimo. Cioè, praticamente, part one. Pietre. Pietra, come chiamare un capitolo che suscita attenzione? Pietre. Che figo. Ah, ragazzi, il mulino bianco, ma mo c'è Banderas. Chi è sto tizio? C'è un tizio con la testa a uovo, è normale sta cosa? E c'è una tizia. A caso. Cosa sta facendo? Ah, stanno discutendo. Chi sono questi? Perché il bambino c'ha l'occhio nero? Ma mio Dio. Mi sono svegliato? Ah, premi il tasto sinistro, ok. Devo. Posso. Ah, posso già muovermi, perfetto. Posso andare in giro. Che figata assurda. Come non detto, ragazzi, non è una minchia come Trollface Quest, è più figo ancora. C'è un buco nel muro, tra l'altro. Posso. Ah, posso origliare. Devo guardare queste due persone mentre fanno le sporcizie. A lei le mestruazioni, quindi non possono. Ma cosa vuol dire che ha le mestruazioni? Possiamo lo stesso? No, perché potremmo avere dei bambini. E potrebbero morire. Ah. Ok. Portami del cibo, uomo, ho fame. Le donne quando hanno le loro cose sono intrattabili. Comunque, no, dai, a parte gli scherzi, ragazzi. Si sta lamentando la tizia perché vuole che lui porti del cibo. Però il cibo non basta per tutti quanti. Perché siamo in quattro, compresi i bambini, cioè Hansel e Gretel. Che potremmo andare nella foresta e lasciarli uccidere. Ma no, ma siete stronzi. Così avremo il cibo tutto per noi. Ma sei una trottola, per non dire troia, però l'ho detto. No, non possiamo farlo. Andiamo nella foresta a cercarli tutti insieme. Poi li abbandoniamo. Ma sei stronzo pure tu. No, dobbiamo ucciderli. Ma vaffanculo. Raga, ma questa è proprio stronza. No, sì, no. Sì, ha vinto lei alla fine, mi sa. Sì, no, dai, veramente. Ma volete abbandonare due bambini perché non c'è cibo per tutti? Ma siete stupidi. No, raga, ma sul serio? Ma no, non possiamo. Ah, svegliati, Hansel, veloce. Vogliono buttarci nella foresta. Comunque, raga, a parte gli scherzi, ma perché quel tizio c'ha la testa a uovo? Non l'ho capita sta cosa. Devo. Allora, fatemi capire. C'è una fionda. Direi che devo prendere la fionda. C'è una freccia che me la indica. Quindi credo. Ecco, perfetto. Ah, che figo. Posso tirare contro le cose. No, che figata assurda. Anche alla fine, minchia, ho fatto la crepa. Oh mio Dio, come faccio a uscire di qua? Minchia, raga, nel buco. Così li prendo mentre strombazzano. C'è un orologio qua sopra, tra l'altro. Che non so se vedete perché ho messo la web. È caduto. Salve, posso controllare. L'ho preso. Posso anche colpire lui mentre russa. Dai fastidio mentre russi, stronzo. E ne ero. L'ho svegliato. E minchia. Ma cosa? Dobbiamo uscire, zio. Ci sono i nostri genitori che fanno bunga bunga. E tu non vuoi assistere al bunga bunga, vero? Cioè, ma come cazzo. Ok. Ho bucato la finestra, ragazzi. Una mosca. Ragazzi. Raga, è entrata una mosca, perfetto. Cioè, ascoltate, non importunare mio fratello, Lurida. È una roba, ma vaffanculo. No, raga, devo beccarla, fermi un attimo. Ragazzi, non c'è verso. Ma come faccio a lanciare le cose di sopra che sono sotto al letto? Non è possibile. Vaffanculo, l'ho preso. Sì! Se l'è mangiata mio fratello, ma come? Zio, stai bene? Tutto a posto. Ma come? Che cazzo ridi che ti sei mangiato una mosca? Ma cosa c'hai da ridere? Vabbè, sei il mio idolo incompreso. Cosa stai raccontando? Mica c'hai un'enfasi nel raccontare le cose che fa paura, zia. Hai capito? Sì, capito tutto, mi sa che. Ho capito che mio fratello è un coglione. Questo l'ho capito. Perché c'ho un fratello deficiente? Cosa facciamo? Ah, stiamo cercando il modo di fuggire, perfetto. Cosa? Ha vomitato. Cos'è sta roba? Cosa hai vomitato? No, fermi un attimo, non ho capito. Una bambola! Ha vomitato una bambola, certo. Bene. Perché se tocco mio fratello si abbassa? Ah, perché. Ah, ok. Tanto ti becco uguale. Ecco. Gli ho fatto l'occhio nero. Ragazzi, poverino, lo sto distruggendo. È la tua punizione per essere stupido, mi dispiace. Ma basta, dai, mica poverino. Basta. Ragazzi, l'ho ridotto una merda. Cerchiamo di fuggire. Devo andare qua? Cavalca su. Vabbè, come faccio ad andarci? Ah, va lui? Ah, sposa. Lo sapevo io che c'era un passaggio qua sotto. Ma io lo sapevo pure. Dove vai? Vai prima tu? No, vado prima. Ma che stai facendo, zio? Vado prima io, ok? Non guardarmi sotto la gonna, pervertito, bravo. Ce la fa uscire mio fratello? Oh, ti svegli? Mio fratello è rimasto dentro, però. Vabbè, sono uscito io. Posso suonare il campanello così esce mio fratello? No, perché sveglio tutti. Io trovo delle cose a terra. Cosa ho trovato? Un sasso. Devo andare di qua? Ma io vado avanti. Se uno scoiattolo. Devo prima liberare mio fratello. Sono col cazzo. Cos'è? Una ragnatela?
Buongiorno! Un ragno della Madonna! Ok! Ascolta, zio, se io ti picchiassi... Ragazzi, non ho capito... C'è una leva qui! Ho trovato un qualcosa che non ho capito cosa... Ma perché c'è un ragno? Posso accecarlo di... Non mi caga di striscio, che stronzo! Se mi avvicino a quel coso mi mangi vivo, no? No, perché sono una bambina tanto tenera io! Cos'è? Cos'è? No! No, scherzavo! Ansel, che c'è? Ho bisogno d'aiuto! Sto sanguina... Oh mio Dio, ma è orribile, è brutti... No, è orribile, ma veramente, mi ha ucciso... Ma che brutto. È una roba tragica questa... Cosa ho trovato? Un fungo? A me servirebbe quella roba, zio. C'hai voglia di passarmela in qualche modo, no? Vabbè, ragazzi, io torno indietro che è meglio. È stato orribile... Dove sono? Ma buongiorno, zio, ma ascolta, ma... Mi sono innamorato del coniglio, perfetto. Posso prenderlo? Coniglio Bobby, mi piace come nome, ti piace? Questo, ragazzi, è stupro di coniglio, oh mio Dio. Lo molli? Ma vuoi mollare sto... Basta! Basta! Vaffanculo, c'è un corvo tra... Che è successo? Stanno passando le ore, la madonna... Cosa? Sono morto perché ho giocato tutta la vita con questo coniglio! Il senso di questo gioco? Qualcuno lo sa? C'è una farfalla... Posso prendere la farfalla? L'ho pestata! Ho pestato la farfalla, non volevo, giuro! Mi scusi, signor corvo, posso bacchettarle il deretano? Sì, grazie. Cosa devo fare qui che non ho capito? Prendo il secchio? Ho preso un secchio, perfetto. Ascolta, zio coniglio! Devo buttare la moneta nel pozzo, c'è la moneta? Questo, butta questo. Questo? No, questo è il secchio! Sì, ovviamente, cosa ci andava nel pozzo? Sono un deficiente. Ci ho messo delle ore a capire che ci andava. Un secchio, ho preso una moneta? Ho preso una, cosa me ne faccio di sta moneta? Me la infilo nel capranzi? È una cosa tipo... Cosa? Me l'ha fottuta lo scoiattolo. Vieni qua, bastardo! Bellissime le giornate in cui uno scoiattolo ti fotte le monete. Questa l'ho vista per miracolo. Cioè, guarda lì, bastardo! Lurido pezzo. Ragazzi, lo prenderò prima o poi. Ah, ok! Ce l'ho, ragazzi, questo! Oh, che bello! Cosa mi serve mettere una maniglia in un buco? Posso premere? Ah, no, giro la maniglia, perfetto. Adesso premo il pulsante. E che cazzo mi serve? Ah, ok. Ho capito che ci deve andare lo scoiattolo, ma come ci va lo scoiattolo se non lo attiro? Sono riuscito a prendere un ramo, non so come, ragazzi, non chiedetemi. Come faccio? L'ho preso? Fatemi tornare dentro, ragazzi, voglio vedere che fine ha fatto mio fratello. Sta colorando, giustamente. Devi seguirmi, No, ti ho fottuto i disegni, bravo. Che per vedere se funzionano ste noccioline. Sì, perfetto, ce l'ho fatta, ragazzi. Ci ho messo mezz'ora, ovviamente ho trovato queste cose dietro i tronchi, ho dovuto tagliare, ci ho messo un macello. Madonna, ti tiro uno di... Sì, è caduto. Cosa fai? Veloce! Maledizione! Guarda che non ci posso credere. Il pulsante, sì! Ce l'ho fatta! Ti strozzo vivo. Ho messo anni per prendere sta minchia di moneta. Ne ho 7 adesso. Come cavolo fa a non cadere? Mio Dio! C'è riuscita Katniss in Hunger Games, non ci riesco io. No, di quello. Come faccio a far cadere sta roba? Col fungo. Gli lancio la marionetta, corramo. Ah, corramo! Corramo! Sì! Sì, merda che ci sono le cose. Che ci sono queste cose brutte, le api. Ascoltate, api brutte. Devo prendere... Cosa sta succedendo? Mi hanno punto le api. No, via, via l'uride. Ragazzi, mi hanno punto. Seriamente? È la madonna, che esagerazione. Che cazzo? Ma no, ma mio Dio. Ma che schifo di cosa orribile ho appena visto. Sto gioco è orribile con le morti che fai, mica. Manco Final Destination. Ho capito. Con questo? Col tempo. Col fungo. Col fungo? Ho mangiato un fungo. Che cosa è successo? Saggia. Molto saggia. Mica, manco Sherlock Holmes. È una roba... Siamo a 8 su 10, tanto, raga, me ne mancano 2. È stata una cosa utile, molto utile soprattutto. Allora, fatemi capire. L'ultima che mi rimane... Non l'ultima, la penultima. E qua... L'unico pezzente. Devo buttargli ancora la marionetta? Ma seriamente? Sì! Sì! Se l'è presa! Si è incollato le mani, sto pirla. Ce l'ho fatta, adesso posso passare... Non ci posso credere. Ce l'ho fatta! Sì! Sì! 9 su 10! Cos'è sta roba, un pianoforte? Questo trova... 10 su 10! Ma come 10 su 10? No, fermi un attimo, non ho capito. No, cosa è successo? Ah, mi sta dicendo che vuole andare a fare una passeggiata. Stronza. Perché dobbiamo andare a fare una passeggiata? Sì, dobbiamo andare a fare una passeggiata. Devi morire, lurida. Guarda che roba! Qualcuno mi descriva questa scena con una parola sola nei commenti. Vaffanculo è la mia parola. Ho capito che devo correre, però il problema è che... Cosa devo fare? Ascoltami, ho capito che devi fare di tutto per la passera, però mio Dio santissimo, un po' di contegno. È la roba... Vabbè, ascoltami, già che c'hai la testa a uovo te la spacco. Lurido strano... Ma no, ma cosa? Devo prendere lei, non lui, perfetto. Oh, Gianna... Sì, sì, dai che ce la fo, un piccione. Muori, piccione! Muori, piccione! Cosa devo fare? Guarda che stronzo! Non mi porterai via mio fratello! Lurido! Tutta colpa tua! Tutta!
Ma stronza, che beve anche... Si sorseggia qualcosa nel mentre. Cosa sorseggi che ti sorseggio la faccia? Maledetta Lurida, ce l'ho fatta! 3 su 10, uno schifo di totale praticamente. Ce l'abbiamo fatta? Siamo sopravvissuti, ragazzi, è stato orribile, però... Però va bene. Ce l'abbiamo fatta, ok, sta dormendo. Ma dove sono andati di preciso... Credits, è finito? Dove sono andati di preciso i miei genitori? Li ho persi, vabbè dai, è stato orribile. C'è anche la seconda parte, ragazzi, la faccio poi in un prossimo episodio. Fatemi sapere se vi piace, perché se non vi piace non la faccio. Cos'è? Che succede? Cos'è sta roba? Ragazzi, c'è il corvo che si sta prendendo un bastone su per il... Ok. To be continued, perfetto. Fatemi sapere, ragazzi, se volete che io lo continui, così faccio anche il 2. È diverso dal solito, ma è bello, cioè mi è piaciuta la storia. A parte quella lurida... Valdracca, ma quello è un altro discorso. Comunque, ragazzi, come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mi piace, anche per la candela che si è spenta, che se no non vedevo una sega. Hashtag le candele non fanno luce ma fa più luce la mia luce. Se non siete ancora iscritti iscrivetevi e ci rivediamo in un prossimo video. Bello, ragazzi.